Vi siete mai chiesti perché Mario Draghi è diventato così famoso? Quello che oggi conosciamo come presidente del Consiglio italiano, 10 anni fa era appena diventato presidente della Banca Centrale Europea. E proprio 10 anni fa, nel 2012, si presentava al grande pubblico con questo discorso. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo di come l'Europa stava per perdere l'euro, ma soprattutto di come siamo arrivati al whatever it takes di Draghi. L'evento storico che ha portato i paesi dell'area euro fuori dalla crisi del debito sovrano del 2012. Prima però dobbiamo fare un passo indietro di qualche anno. Sì, perché tutto ha inizio con la crisi dei mutui subprime in America. La crisi del 2008. Quella che abbiamo visto sui giornali, nei film, sui mercati e anche nelle nostre tasche. I mutui subprime erano dei prestiti, dei mutui, concessi a persone che con molta probabilità avrebbero avuto molte difficoltà a restituire i soldi. Detta bene, a soggetti con alto rischio di insolvenza. E nel 2007 succedeva proprio questo. Sempre più americani avevano dovuto lasciare la casa perché incapaci di ripagare il mutuo. Così nel 2008 il mercato immobiliare crolla. Il crollo causerà un effetto a catena che colpirà l'economia americana e di conseguenza anche l'economia mondiale. E fino a qui questa storia è stata raccontata diverse volte. Passiamo però all'Europa. In Europa il contraccolpo sarà particolarmente forte. Questo per via degli scambi di beni e servizi con gli Stati Uniti, ma anche per gli investimenti che vengono fatti ogni anno da entrambe le parti. Molte banche europee finiscono in difficoltà e sarà solo l'intervento pubblico a riuscire almeno in parte a limitare i danni. Questa serie di operazioni però avrà l'effetto di peggiorare la situazione in alcuni paesi. Paesi fortemente indebitati già prima della crisi dei subprime. Stiamo parlando dei cosiddetti paesi PIGS, un acronimo dispregiativo che sta per Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Il primo paese a rischiare il fallimento è la Grecia. Nell'autunno del 2009 la Grecia rende nota la situazione disastrosa dei suoi conti. Secondo il primo ministro George Papandreou, era stato il precedente governo a falsificare i conti per poter entrare nell'Unione Europea. Questo evento segna l'inizio della crisi del debito sovrano in Europa. Nel 2010 i paesi dell'Eurozona approvano insieme al Fondo Monetario Internazionale un piano di salvataggio per la Grecia da 110 miliardi di euro. Sono gli anni della Troica, del terzetto di creditori composto da Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale. I creditori richiedono alla Grecia importanti riforme fiscali in cambio dei prestiti. Queste politiche avranno un impatto molto forte e poi molto dibattuto sulla popolazione greca. Alcuni riterranno il prezzo pagato dalla popolazione greca troppo alto. Pochi mesi dopo è il turno della crisi del sistema bancario irlandese. Anche questa volta intervengono l'Unione Europea insieme al Fondo Monetario Internazionale e alla BCE, che approvano un piano da 85 miliardi di euro. Poco dopo, nel 2011, di nuovo la Troica. Questa volta deve concedere un prestito di 78 miliardi di euro anche al Portogallo, per salvarlo dalla bancarotta. In Italia la situazione non è molto diversa da quella di Grecia e Portogallo, ma inizialmente la politica italiana sembrerebbe prendere sotto gamba tutto il problema. Alzi la mano se c'è qualcuno che prima di un anno fa aveva sentito parlare dello spread. Nessuno, anch'io non l'avevo mai incontrato per strada. Aspetta troppo tempo per prendere provvedimenti. Ma presto anche nella penisola italiana diventa impossibile non vedere la crisi. Intorno al 2011 i telegiornali italiani non fanno altro che parlare di spread. È volato il famoso spread. Ma cos'è in pratica lo spread? È stato spiegato diverse volte. In realtà non è poi così complicato. In generale il termine spread indica la differenza tra due valori. In questo caso tra due tassi di rendimento. Il rendimento delle obbligazioni italiane e delle obbligazioni tedesche. Più precisamente tra il Bund tedesco e il BTP italiano. Il tasso di rendimento è legato al prezzo delle obbligazioni. Più le obbligazioni costano sul mercato, meno saranno profittevoli. Questo perché gli interessi che pagheranno in futuro non superano più di tanto il valore pagato per comprare i titoli. Quindi se il prezzo sale, il rendimento scende e viceversa. Le obbligazioni dei paesi più a rischio di fallimento avranno prezzi più bassi, quindi tassi di rendimento più alti. La Germania serviva come benchmark, come punto di riferimento, perché è considerata più sicura. Le obbligazioni italiane offrivano rendimenti più alti perché appunto dovevano compensare gli investitori del rischio sostenuto. Dovevano compensare il maggior rischio dato dal fatto che stavano investendo in paesi a rischio fallimento. Ed è per questo che lo spread è un indicatore prezioso. A prima vista spiega come il mercato considera i vari stati, se più o meno sicuri. Questo significa che se compro 1000 euro di Bund tedeschi posso stare tranquillo perché è quasi impossibile che la Germania fallisca. Al contrario, a quei tempi il rischio di fallimento dell'Italia non era così basso e quindi investire in titoli di Stato italiani portava un rendimento maggiore a fronte del più alto rischio supportato.
Arriviamo a luglio 2011. Lo spread è a 225 punti. Significa che la differenza nei tassi di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi è del 2,25%. Con i tassi di rendimento così alti sul mercato secondario, il Tesoro non può far altro che emettere titoli a tassi di interesse più alti per renderli appetibili al mercato primario, cioè all'emissione. Arriviamo a settembre. Il tasso di interesse italiano sui bot a 10 anni deve arrivare al 5% per potersi finanziare, altrimenti le banche non comprano il debito. La politica italiana è nel caos più totale. Inizia a girare la voce di un governo tecnico che avrebbe dovuto rimpiazzare quello di Berlusconi. E come se il clima non fosse già abbastanza acceso, a settembre arriva il temuto downgrade dell'agenzia di rating Standard & Poor's. A novembre 2011 lo spread tocca il suo massimo di sempre, 574 punti. Presidente Berlusconi è obbligato a dimettersi. È il 12 novembre 2011. A questo punto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano affida a Mario Monti l'incarico di formare un governo tecnico. I mercati reagiscono immediatamente alla notizia e i primi di dicembre lo spread scende a 368 punti. Ovviamente non senza dolore. Sì, perché ormai è iniziato il governo Monti e i mercati si fidano delle sue politiche. Non tutti sul momento sono o saranno poi così contenti del governo. Il governo Monti si trova ad applicare politiche per appianare il debito italiano. In sostanza ha l'obiettivo di abbattere il più possibile la spesa pubblica. È un periodo di austerity con forti tensioni sociali e molti sfruttano il momento per puntare il dito verso le ingerenze europee nelle politiche nazionali. Comunque c'è qualcuno che dobbiamo ringraziare per la storia che vi stiamo raccontando. FiscoZen sta sponsorizzando questo video. Abbiamo deciso di collaborare con loro perché pensiamo che FiscoZen sia un servizio che potrebbe tornare molto utile a tanti della nostra community. Tra di voi sicuramente c'è qualcuno, tra qualche startup o qualche professionista, che potrebbe averne molto bisogno. FiscoZen è un team di consulenti fiscali. Supportano professionisti e imprenditori nel lavoro con la partita IVA. I consulenti fiscali di FiscoZen possono aiutarvi a gestire la partita IVA o ad aprirne una se non l'avete già. Sulla piattaforma di FiscoZen si possono fare diverse cose. Si possono controllare le tasse da pagare in tempo reale, fare fatture elettroniche e non, e fare la dichiarazione dei redditi, e poi ovviamente molto altro. E se durante l'uso del servizio dovesse sorgere qualche domanda o qualche dubbio, uno dei consulenti sarà sempre pronto ad assistervi via chat, email o telefono. Siccome non faremmo questo genere di cose senza qualcosa in cambio per voi, in descrizione trovate un link di FiscoZen che permetterà ai primi 50 una consulenza gratuita in cui fugare ogni dubbio e 50 euro di sconto sul primo anno di iscrizione al servizio. Ma adesso torniamo al video. In un contesto del genere, l'Unione Europea rischia di spaccarsi. Gli effetti della crisi stanno colpendo più alcuni paesi di altri. Questi shock asimmetrici delle economie europee portano a politiche di ripresa diverse e quindi a dissapori. Questo perché? Perché un paese come la Grecia subisce un effetto negativo sulla domanda in maniera molto peggiore rispetto alla Germania. Che vuol dire? Vuol dire che i greci possono spendere molto meno dei tedeschi. Banalmente perché nel momento peggiore arrivano anche ad avere difficoltà a ritirare i soldi dagli sportelli bancari e molti perdono il lavoro. Molti operatori finanziari iniziano a puntare sulla caduta dell'euro. Vanno short sui titoli di Stato dei paesi più deboli e sulla moneta europea. Questo anche perché i vari salvataggi nazionali hanno indebolito la credibilità dell'Unione Europea. E a questo punto proprio il ruolo della BCE sarà fondamentale per invertire il trend sui mercati e per far ripartire le economie. E come in tutte le politiche della BCE, si va a intervenire prima di tutto sulle banche. In questi anni, infatti, è molto difficile accedere a qualsiasi forma di credito perché le banche non prestano più denaro, neanche tra di loro. Hanno paura di prestare dei soldi e poi non vederli più tornare indietro. E se prestano i soldi, lo fanno a tassi di interesse altissimi. Per dare una smossa alla situazione delle banche europee, il nuovo presidente della BCE, Mario Draghi, mette in atto una serie di manovre di politica monetaria. Il primo di questi interventi viene effettuato a fine 2011. Viene chiamato piano di rifinanziamento a lungo termine delle banche, ovviamente, oppure Long Term Refinancing Operation. Questa manovra serve a finanziare le banche nel lungo termine. Infatti prima la banca centrale prestava soldi alle banche commerciali solo per poco tempo, per coprire le necessità di cassa del breve periodo, la cosiddetta liquidità. Ora arriva a prestarglieli fino a 3 anni. A fronte di questi prestiti le banche offrono degli strumenti di garanzia, come i titoli di Stato del proprio paese. Questo vuol dire che erano più invogliate ad investire nei titoli di Stato per poterli dare in garanzia alla banca centrale. E c'è un effetto positivo anche sui titoli e sul debito degli stati, che inizia a costare molto di meno. E quindi i tassi di interesse si abbassano. In totale la BCE emette quasi 500 miliardi di euro. Questo primo intervento però si dimostra poco efficace. Allora BCE, il 29 febbraio 2012, emette una seconda tranche di LTRO. Questa volta partecipano molte più banche e la BCE emette circa 530 miliardi di euro. Ma nonostante i 1.000 miliardi di euro complessivi, l'Europa ancora non esce dalla stagnazione. Il vero problema, infatti,
infatti, è che bisogna riguadagnare la fiducia dei mercati. E a riuscirci sarà proprio Mario Draghi. Ed è proprio per questo che esiste questa maglietta. Per i mercati è un evento storico. Il 26 luglio 2012, Draghi tiene un discorso alla Global Investment Conference di Londra. Una conferenza con i maggiori esponenti di mercato. Con le sue parole, Draghi spiega che l'Unione Europea e l'area euro stanno crescendo, che hanno bisogno di stabilità per fare il passo successivo. Descrive l'Europa come un calabrone, che non dovrebbe poter volare, ma per qualche motivo vola lo stesso. Però ora l'Europa è pronta a diventare un'ape, in grado di volare per conto proprio. E per aiutare questa transizione, la BCE ha gli strumenti giusti, sostiene Draghi. Il presidente della BCE vuole far passare questo messaggio. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. La BCE è pronta a fare qualsiasi cosa per fermare la crisi, salvando l'euro e il mercato comune. Gli stati membri sono tutti disposti a collaborare e i mercati, questa volta, recepiscono il messaggio. Dopo il discorso, a settembre 2012, la BCE lancia le Outright Monetary Transactions, in italiano transazioni monetarie dirette. Questo programma prevede la possibilità da parte della BCE di andare sul mercato e comprare i titoli di Stato, compiere delle transazioni dirette con il mercato. Certo, non può andare a comprarli dagli stati direttamente, ma già questo è un buon passo in avanti. La BCE diventa la compratrice di ultima istanza. E qui c'è il valore più grande di queste parole e di queste azioni. Sì, perché la BCE in realtà non ricorrerà mai alle OTM, le Outright Monetary Transaction. Il solo fatto di aver creato questa possibilità ha fatto recuperare fiducia agli investitori. O meglio, spaventa chi stava investendo contro i titoli di Stato europei. Dall'altra parte ora non c'erano più gli Stati in fallimento, ora c'era la Banca Centrale Europea. E i suoi fondi, le sue munizioni, sono senza fine. Nei mesi che seguono, gran parte di quelli che avevano predetto la fine dell'euro tornano sui loro passi. Quindi l'Unione Europea e la zona euro, pur con qualche ammaccatura, sopravvivono alla loro prima crisi economica su larga scala. Certo, per uscire definitivamente dalla crisi dei debiti sovrani ci vorranno ancora molti anni e ovviamente altre politiche monetarie, come per esempio il quantitative easing. Sulla loro efficacia il dibattito è ampio e molto politico, quindi lo lascio a voi. Ma per oggi ci fermiamo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video.